Buon venerdì e bentornati sul mio canale. Oh, benvenuti se siete nuovi. Sono Elisa True Crime e questa è la seconda puntata della mia rubrica di aprile dedicata al paranormale. Vi ho chiesto nello scorso video se volevate un video sul famoso caso di Amityville e forse è la prima volta in cui nessuno di voi mi ha risposto di no. Prima di cominciare, non dimenticatevi di seguirmi su Instagram. Iscrivetevi al mio secondo canale, sempre qua su YouTube. Ve lo metto in descrizione in cui posto settimanalmente o quasi vlog sulle mie giornate, vi racconto della mia vita in Cina. Iscrivetevi anche a questo canale se non l'avete già fatto e adesso cominciamo. Questa storia è davvero molto molto famosa e lo è diventata quando negli anni 70 è uscito il libro su questa vicenda. Subito dopo è uscito il film e da lì avranno fatto credo almeno una dozzina tra documentari, film, spezzoni di altri film che accennano a questa vicenda come The Conjuring, che sicuramente molti di voi avranno visto. Comunque, che si creda o no al paranormale e ai fantasmi, non c'è dubbio che questa storia inizi con una vicenda davvero spaventosa. E noi partiremo proprio da quella. Amityville è una cittadina a circa 50 km da New York. E proprio qui si trova la famosa casa degli orrori in cui si svolgono le cose di cui parleremo oggi. In questa casa, nel 1974, ci viveva la famiglia De Feo, che aveva comprato questa casa 9 anni prima. Questa famiglia era formata dal padre, Ronald De Feo Sr., che era un venditore di macchine. Avevano proprio una concessionaria di famiglia in cui lavorava anche sua moglie. Avevano 5 figli, di cui il più grande, Ronald Jr., che aveva 23 anni. Poi abbiamo la sorella Dawn, di 18 anni, Allison, di 13, Mark, di 12 e John Matthew, di 9. Questa famiglia dall'esterno sembrava molto normale, come spesso accade. Questo fino al 13 novembre del 1974. Ronald Jr. quella notte era sveglio, non riusciva a prendere sonno e intorno alle 2 del mattino stava guardando un film. Intorno alle 4 era ancora sveglio, al che decide di alzarsi, vestirsi e andare a lavoro presto. E ci arriva intorno alle 6 e lavorava anche lui nella concessionaria di famiglia. Dopo un po' di ore però non si presentano a lavoro né il padre né la madre di Ronald e tutti pensano che questa cosa sia molto strana. Ronald Jr. prova a telefonare a casa più volte, ma nessuno risponde. Dopo il lavoro, Ronald Jr. è sempre più preoccupato perché è passata quasi una giornata intera e non è riuscito a comunicare con neanche un membro della sua famiglia. Quindi chiama la sua fidanzata e le racconta questa cosa. Va a prenderla a casa e prova a telefonare alla famiglia anche da casa sua, da casa della sua fidanzata, ma di nuovo nessuno risponde. Però, invece di andare subito a casa a controllare che cosa fosse successo, Ronald Jr. e la fidanzata decidono di andare al centro commerciale. Ora, qua ci rendiamo conto che Ronald Jr. è una persona un po' problematica. Pare che fin da piccolo sia stato vittima di bullismo da parte di altri ragazzini, altri bambini, perché da piccolo Ronald Jr. era un po' sovrappeso, i bambini lo prendevano in giro per questo. E anche il rapporto con suo padre è sempre stato molto travagliato. Pare che suo padre, Ronald Sr., fosse molto cattivo con lui, fosse proprio violento. E oltre questo, Ronald Jr. era il figlio maggiore e quindi aveva tutte le pressioni di suo padre su di sé. E tutto questo a quanto pare era troppo per Ronald Jr., che crescendo inizia a fare uso di droghe. E inizia a fare uso di droghe pesanti, tipo l'eroina. E il motivo per cui quel giorno sceglie di andare al centro commerciale invece che a casa è proprio per questo motivo. Va al centro commerciale insieme alla fidanzata per fare uso di sostanze con altri amici che incontrano lì. Fanno questo per un po' di ore e intorno alle 6 decidono di spostarsi e di andare ad incontrare altri amici al bar del paese, diciamo che si chiama Henry's Bar. Ma prima di andare a questo bar, Ronald Jr. decide che forse è il caso di andare a controllare a casa sua che fine ha fatto la sua famiglia, perché a questo punto è davvero passata una giornata intera e lui ancora non ha sentito nessuno. Quindi lascia la fidanzata al bar e da solo va a casa sua. E quando entra in casa, ad attenderlo c'è una scena veramente spaventosa, perché Ronald Jr. trova tutti i membri della sua famiglia morti, ognuno nel proprio letto, ed erano stati uccisi tutti da un colpo d'arma da fuoco. Ronald Jr.
Junior, alla vista di quel massacro, esce di casa e va correndo al bar dove ci sono tutti i suoi amici. Entra al bar urlando che era successo qualcosa alla sua famiglia e chiede ai suoi amici di accompagnarlo di nuovo a casa sua perché non aveva il coraggio di affrontare quello che aveva appena visto. Allora Ronald Junior, insieme ad alcuni suoi amici, tornano alla casa e i suoi amici, alla vista di quella scena, fanno l'unica cosa sensata e chiamano subito la polizia. Quando le autorità arrivano, determinano che quei delitti erano stati compiuti intorno alle 3 del mattino. I genitori erano stati colpiti due volte, mentre tutti gli altri membri della famiglia erano stati colpiti solo una volta ed era stato usato un fucile. La sorella Dawn era stata colpita in faccia, in un modo così brutale e violento che metà della sua testa era esplosa. Ed era stata l'unica in realtà ad essere stata colpita in un modo così brutale, perché tutti gli altri membri della famiglia erano stati colpiti alla schiena mentre dormivano a pancia in giù. A questo punto Ronald Jr. stava piangendo istericamente, al che la polizia lo porta in stazione per proteggerlo, perché Ronald Jr. aveva detto di sapere chi aveva compiuto quel massacro. E questa persona era un uomo di nome Louis Fellini, e quest'uomo faceva parte del crimine organizzato, della mafia. Racconta che questo Louis era molto amico di suo padre e addirittura aveva vissuto in casa con loro per un periodo. Ma poi tra Louis e suo padre c'era stato un disguido, avevano litigato per una questione di soldi e da quel momento non si erano mai più parlati. E Ronald Jr. era convinto che questo fosse il motivo per cui Louis aveva ucciso tutta la famiglia. Nelle lunghe ore di interrogatorio, Ronald parla tantissimo alla polizia. Gli dice tantissime cose, compreso il fatto che aveva fatto uso di sostanze poche ore prima. Era molto collaborativo, voleva far capire alla polizia che era intenzionato a essere totalmente onesto perché voleva davvero capire cosa fosse successo alla sua famiglia. Ma a un certo punto la polizia, indagando e ispezionando la casa, trova la scatola e la custodia dell'arma esatta che era stata usata per sterminare la famiglia. Ed è lì che la polizia inizia a sospettare di Ronald Jr. Quindi inizia a fargli più pressione negli interrogatori. E all'inizio Ronald non capisce perché la polizia stia perdendo tempo a interrogare lui invece di essere là fuori a cercare questo Louis Fellini. Ma dopo un po' Ronald Jr. inizia a cambiare la sua storia. E in realtà la cambia molte volte. Inizia a dire che questo Louis Fellini aveva sterminato infatti la sua famiglia, ma lo aveva costretto a guardare. E dopo lo aveva costretto a prendere alcune prove di questo crimine, nasconderle dentro la fodera di un cuscino e sbarazzarsene. Ma il giorno dopo la sua storia cambia ancora e dopo un po', finalmente, Ronald Jr. confessa. Confessa di essere stato lui l'artefice di questo orrendo crimine. Racconta di aver cominciato con i suoi genitori, di averli colpiti due volte e di essere stato lì fermo a guardarli morire. Racconta poi di essere passato ai suoi fratellini uno per uno. Alcuni erano morti sul colpo, altri invece ci avevano messo più tempo e lui in tutto quel tempo era di nuovo stato lì a guardare. Ronald racconta che dopo aveva davvero preso le prove, le aveva nascoste nella federa di un cuscino e se n'era sbarazzato. Si era poi cambiato i vestiti con dei vestiti puliti ed era andato a lavoro come se nulla fosse successo. Nel frattempo la polizia aveva effettivamente trovato questo Louis Fellini, che però aveva un alibi di ferro per quella notte, perché in quel periodo non si trovava neanche in quello stato, quindi non poteva certo essere stato lui. E nella sua confessione Ronald dice delle cose un po' confuse. Passa dal dire che aveva ucciso la sua famiglia prima che loro uccidessero lui, al dire che li aveva uccisi nonostante fossero totalmente innocui. Oltretutto li aveva uccisi mentre dormivano, nel momento in cui erano più vulnerabili. Al processo le cose diventano ancora più strane perché Ronald Jr. si dichiara incapace di intendere di volere e inizia a sostenere di aver compiuto quel delitto perché sentiva delle voci nella sua testa che gli avevano ordinato di farlo. Queste voci gli avevano detto che la sua famiglia stava complottando per ucciderlo e che quindi lui doveva ucciderli prima che loro riuscissero a farlo. Ma quando gli chiedono come si sentiva al momento del delitto, lui risponde che si sentiva bene. Lo sottopongono ad una valutazione psichiatrica e i dottori determinano che Ronald soffriva del disturbo antisociale della personalità, che è quando un individuo ha un disprezzo patologico per le
leggi e le regole della società e del mondo in cui vive. È spesso molto impulsivo ed è incapace di prendersi le responsabilità delle proprie azioni ed è spesso totalmente indifferente ai sentimenti altrui. Ma determinano che al momento delle uccisioni Ronald Jr. era totalmente cosciente di quello che stava facendo. C'è da dire che faceva uso di sostanze molto pesanti che potevano causare anche allucinazioni, quindi questo potrebbe spiegare il fatto delle voci che diceva di sentire nella sua testa. Ma non gli hanno diagnosticato nessun altro disturbo, per esempio la schizofrenia. Ronald Jr. viene condannato ad un minimo di 25 anni in prigione. Una volta lì inizia a raccontare una storia ancora diversa. Inizia a dire che il diavolo lo aveva costretto a fare quello che aveva fatto. Racconta che quella notte era andato a dormire dopo aver fatto uso di sostanze e quando si era svegliato quella notte aveva sentito la sua famiglia nella stanza a fianco che complottava per ucciderlo. E in quel momento racconta che un demone con le mani nere e un cappuccio sulla testa appare nella sua stanza e gli porge il fucile. Ma dopo un po' di tempo un agente della polizia della divisione antidroga si fa avanti e dice che in quel periodo la casa dei DeFeo era sotto sorveglianza e quella notte, la notte della strage, aveva visto uscire di casa la sorella di Ronald, Dawn, che indossava dei guanti neri e un cappuccio sulla testa. La vede uscire dalla casa e poi rientrare poco tempo dopo. E c'è infatti questa teoria per cui l'omicidio sia stato compiuto da Ronald Jr. insieme a sua sorella Dawn. E questa era infatti una delle tante versioni che Ronald aveva dato alla polizia, ma che non era stata presa sul serio perché a quel punto Ronald aveva cambiato versione così tante volte che non era più credibile. Comunque pare che Ronald si fosse messo d'accordo con sua sorella Dawn per uccidere i loro genitori, ma che ad un certo punto Dawn aveva ucciso anche tutti i fratellini, al che Ronald ha iniziato a litigare con Dawn perché non erano quelli i piani. Lui non voleva uccidere tutti i loro fratelli, voleva uccidere solo i genitori. E pare che infine Ronald abbia ucciso Dawn e questo era il motivo per cui Dawn era l'unica ad aver ricevuto un colpo in faccia ed era l'unica ad essere stata uccisa in quel modo così brutale rispetto agli altri. Ma questa è solo una teoria. E ci sono anche altre cose molto strane riguardo questo caso. Per esempio il fatto che nessuno dei vicini di casa abbia sentito tutti quegli spari. Mentre invece tante persone, tanti vicini di casa dicono di aver sentito chiaramente il cane dei DeFeo abbaiare tutta la notte. Quindi hanno sentito il cane abbaiare ma non hanno sentito tutti quei colpi di fucile. Questa cosa è molto strana. Un'altra cosa strana è che tutti i corpi siano stati trovati nella stessa identica posizione, ovvero nel loro letto a pancia in giù. E certo, tante persone dormono a pancia in giù, ma che tutte queste persone dormano nella stessa posizione, nello stesso momento, la polizia ha pensato che fosse abbastanza strano da pensare che i corpi fossero stati mossi e posizionati in quel modo. Il movente di questo crimine non è molto chiaro, ma si pensa che il rapporto travagliato tra Ronald Jr. e suo padre abbia giocato un ruolo fondamentale. Forse era stanco di essere trattato in quel modo dai suoi genitori e ha deciso di farli fuori. Il che non spiegherebbe il perché abbia deciso di uccidere anche i suoi fratelli. Quindi forse in questo caso avrebbe senso la teoria per cui l'omicidio è stato compiuto da Ronald e da Dawn e che magari davvero sia stata Dawn a uccidere i fratelli. Non si sa. Ronald DeFeo Jr. è morto in prigione all'età di 69 anni pochissimo tempo fa. È morto il 12 marzo del 2021, quindi lo scorso mese. Ora, in questa rubrica parliamo di eventi paranormali e se siete appassionati di questo argomento lo saprete già. Ma quando accadono eventi così tragici, così carichi di sofferenza in una casa, come per esempio un omicidio, un suicidio e in questo caso addirittura una strage, quell'energia, quella sofferenza rimane proprio impregnata in quello spazio e anche gli spiriti delle persone che sono morte, si dice, rimangano in quello spazio in cui è successo. E può anche capitare che quando qualcuno muore in questo modo, così all'improvviso, così inaspettato, quello spirito non si renda neanche conto di essere morto, che non lo sappia. E c'è una teoria che ho letto da qualche parte che ho trovato estremamente interessante, in cui dice che
ovviamente le case infestate sono spesso case molto molto vecchie, no? E questo ovviamente perché le case vecchie hanno più storia, sono successe più cose all'interno, di conseguenza ci sono state più morti. Ma non solo, perché secondo questa teoria le case vecchie è più facile che siano fatte di legno. E il legno è comunque qualcosa che una volta aveva, diciamo, una vita, perché era un albero, e che quindi abbia una sorta di energia che scorre all'interno, più di quello che può essere un cartongesso. Quindi trovo interessante il pensiero che per queste entità, per questi spiriti, sia più facile riempire spazi fatti di legno, che abbiano una sorta di energia propria, di cui magari si nutrono. Non lo so, ho trovato questo ragionamento molto interessante, quindi ho pensato di inserirlo nel video. Tornando a noi, il 18 dicembre del 1975, la famiglia Lutz acquista la casa della famiglia De Feo ad un prezzo davvero stracciato. E questa era una casa molto grande, aveva 5 camere da letto e 3 bagni. La famiglia Lutz era formata da George e Katie, i genitori, e i loro 3 figli. La casa aveva ancora all'interno i mobili della famiglia De Feo, che la famiglia Lutz ha deciso di tenere perché erano dei mobili in perfette condizioni. Un sacco di mobili di legno, eh? La famiglia Lutz racconta che inizia a percepire delle sensazioni molto strane già dalla prima notte. Provavano una sensazione di forte disagio e avevano perennemente freddo. Una delle loro figlie, di nome Missy, dopo pochi giorni inizia a passare tutte le sue giornate chiusa nella sua cameretta a giocare con un suo amico immaginario, che Missy descrive come un maiale con gli occhi rossi, di nome Jody. Carino. Di cui fa anche un disegno e racconta che questo maiale dagli occhi rossi aveva la capacità di cambiare forma a suo piacimento e anche cambiare grandezza, e che a volte diventava grande quanto tutta la casa. La famiglia Lutz inizia a sentirsi spesso toccare da cose che non c'erano, iniziano a vedere figure nere in casa. E c'era molto spesso puzza di marcio, puzza di carne marcia, che è una cosa che accomuna, credo, tutte le storie paranormali. Un giorno in casa della famiglia Lutz appaiono migliaia di mosche, e questa cosa era molto strana perché era pieno inverno. E fin dalla prima notte George Lutz inizia a svegliarsi tutte le notti alla stessa ora, alle 3:15, che non so se sia una coincidenza o meno, ma quella era l'ora esatta in cui si pensa che la famiglia De Feo sia stata uccisa. George racconta che una notte si è svegliato sempre alla stessa ora, alle 3:15, e quando si è girato verso sua moglie ha assistito ad una scena raccapricciante. George racconta che sua moglie Katie aveva improvvisamente preso le sembianze di una donna molto molto vecchia e che addirittura si sia messa a levitare. Nel frattempo anche alla moglie Katie stavano succedendo cose molto strane. Inizia a sognare quasi ogni notte la famiglia De Feo, rivivendo il massacro nei suoi sogni, tanto che diceva di sapere con esattezza l'ordine in cui i membri della famiglia De Feo erano stati uccisi. E ancora più inquietante è il fatto che i figli di Katie e George, da un certo punto in poi, iniziano a dormire nella stessa posizione di come erano stati trovati i figli della famiglia De Feo, a pancia sotto. Tutte le notti iniziano a dormire nella stessa posizione. E ad un certo punto la famiglia Lutz è sicura che ci sia qualcosa in quella casa. Quindi provano a contattare il prete della loro chiesa, ma senza successo, perché ogni volta che provano a telefonargli o il telefono non funziona o cade la linea. E l'ultima notte della famiglia Lutz in quella casa pare sia stata la più intensa, così tanto che non hanno mai voluto raccontare nei dettagli che cosa hanno vissuto. Ma pare che addirittura ci fossero i mobili, quei mobili di legno, che si spostavano da una parte all'altra della stanza. E i bambini erano completamente terrorizzati, così tanto che hanno deciso che quella sarebbe stata l'ultima notte che avrebbero passato in quella casa. E quindi in piena notte, dopo soli 28 giorni trascorsi lì, prendono alcune delle loro cose molto velocemente e scappano via. E scappano a casa della madre di Katie e giurano che non avrebbero mai più messo piede
in quella casa. E praticamente subito dopo che la famiglia lascia la casa, i famosi coniugi Warren vengono a sapere di tutta questa storia e decidono ovviamente di andare a dare un'occhiata a questa casa. Abbiamo parlato di Ed e Lorraine Warren nello scorso video sul paranormale. Se non lo sapete, erano due famosissimi demonologi e ricercatori del paranormale. Moltissimi sono scettici nei loro confronti, pensano che siano stati dei truffatori, anche tanti di voi lo pensano, me l'avete scritto nei commenti. Io sinceramente non so cosa credo, ma posso dire che lei mi piace molto. Avverto proprio delle belle energie da parte di Lorraine Warren da tutte le interviste che ho visto, però da lì a dire che credo a tutto quello che hanno detto e fatto, non lo so. Comunque io vi riporto le informazioni che ho trovato. Ed e Lorraine Warren vanno in questa casa ad indagare insieme al loro team. E Lorraine, tra i due, è quella che ha una sensibilità più sviluppata rispetto a queste cose. Lei si autodefinisce una chiaroveggente, mentre invece Ed è un esperto demonologo, quindi credo significhi che è più esperto a livello teorico. Lorraine racconta che non appena è entrata in quella casa è stata travolta da questa energia diabolica. In un'intervista dichiara proprio di aver sentito che il diavolo era presente in quella casa e racconta che mentre saliva le scale per andare al piano di sopra ha avvertito questa forte sensazione come se si trovasse sott'acqua. Sapete quella pressione sul petto che provi quando sei sott'acqua? E nella loro indagine avevano piazzato delle macchine fotografiche in giro per la casa che ogni tot minuti scattavano delle fotografie ed erano macchine fotografiche ad infrarossi e in una di queste fotografie si vede effettivamente un bambino che guarda dritto in camera con questi occhi luminosi, sembra l'effetto di un flash, ma ricordate queste macchine fotografiche erano ad infrarossi, non avevano il flash. E a quel punto in quella casa non c'era nessuno, c'erano solo Ed e Lorraine Warren e il loro team, e sicuramente non c'erano bambini. E molti pensano che questo bambino della fotografia assomigli a John Matthew DeFeo, uno dei bambini morti nella strage. Gli scettici invece pensano che quello ritratto nella foto fosse Paul Bartz, che era un membro del team di Ed e Lorraine Warren, perché quella notte questo Paul Bartz indossava una camicia che era simile a quella che questo bambino, questa figura indossa nella foto. Ma perché possa essere questo Paul Bartz, ovvero un adulto, allora lui doveva essere in ginocchio perché la persona nella foto è palesemente molto bassa rispetto alla ringhiera e vabbè, a me sembra proprio che abbia il viso di un bambino. Comunque questo Paul Bartz non ha né confermato né smentito la cosa, quindi non si sa. Ora, la casa rimane vuota per un po' di mesi e dopo un po' viene acquistata da un'altra famiglia che ci va a vivere. E questa famiglia dichiara che a loro non è mai successo niente di paranormale. Non hanno mai sentito un rumore strano, non hanno mai sentito questo odore di marcio. Quindi automaticamente la gente ha pensato che la famiglia Lutz si fosse inventata tutto. Ma la famiglia Lutz aveva dichiarato, prima ancora che questa famiglia si trasferisse lì, che qualsiasi cosa ci fosse in quella casa li aveva seguiti ed era andata via con loro. Quindi è possibile che qualsiasi cosa ci fosse adesso non c'era più per questo motivo. Che da un certo punto di vista potrebbe anche aver senso, se vogliamo crederci, perché sono in molti a pensare che l'obiettivo di queste entità, soprattutto quelle malvagie, sia trovare qualcuno a cui attaccarsi per nutrirsi della loro energia, della loro paura. E apro una piccolissima parentesi su questo argomento che magari vi può interessare, perché qua in Cina c'è proprio una festività dedicata ai fantasmi e si dice che in quei giorni i fantasmi tornino dal regno dei morti e stiano per quei giorni in mezzo a noi vivi. E molti spiriti sono arrabbiati, persi, confusi e il loro obiettivo è proprio quello di trovare qualcuno a cui attaccarsi. E le persone che credono di più in queste cose, in quei giorni, non escono proprio di casa perché hanno paura proprio che un fantasma si attacchi a loro e che poi se lo portino in casa.
Chiusa parentesi, comunque la famiglia Lutz dichiara questa cosa, che queste entità si siano attaccate a loro e di conseguenza da quando la famiglia Lutz non vive più lì, quella casa è diventata un posto tranquillo e sicuro. Ovviamente moltissime persone non credono a una sola parola di quello che hanno dichiarato i Lutz e si sono anche impegnati per dimostrarlo, come per esempio un ricercatore di nome Rick Morin, che dice di aver trovato più di un centinaio di errori e contraddizioni nella storia dei Lutz, ma la famiglia ha continuato a sostenere la loro versione dei fatti, dicendo che gli eventi in quella casa li hanno spaventati e traumatizzati per sempre. Uno dei figli, che adesso fa una vita tranquilla in una cittadina, dice che gli eventi di quella casa gli hanno rovinato la vita e che ancora oggi ha incubi ricorrenti di quelle vicende. Ma ad un certo punto questa storia si fa ancora più intricata, perché l'avvocato di Ronald DeFeo Jr. a un certo punto si fa avanti e ammette che lui e George Lutz si erano inventati insieme tutta questa storia dei fantasmi mentre bevevano diverse bottiglie di vino una sera. Ma che vantaggio avrebbe avuto l'avvocato di Ronald DeFeo Jr. da tutta questa storia, vi starete chiedendo? Beh, perché se fosse riuscito a dimostrare che un'altra famiglia stava vivendo eventi paranormali in quella stessa casa, allora magari sarebbe stato più credibile il fatto che il suo cliente, Ronald Jr., sentisse voci nella testa che gli dicevano di uccidere la sua famiglia e che quindi sperava che in questo modo avesse ottenuto una pena ridotta. Ma se posso dire la mia, mi sembra un ragionamento un po' strano da parte di un avvocato. Non credo che la legge preveda pene abbreviate in caso di attività paranormale, quindi mi sembra un po' strano che un avvocato possa ragionare in questo modo, però di nuovo vi riporto quello che ho trovato. Comunque, nonostante questa cosa, la famiglia Lutz ha continuato a sostenere la loro versione fino a quando sono morti. Katie è morta nel 2004 e George è morto nel 2006 per cause naturali. Quindi, come al solito, non sapremo mai esattamente quale sia la verità. Certo, per me è strano pensare che una famiglia con tre figli abbia speso comunque una cifra considerevole per acquistare questa casa, che anche se vi ho detto che l'aveva acquistato ad un prezzo stracciato, comunque erano, se non sbaglio, $80,000 di allora. Era comunque una cifra importante. Per stare in quella casa solo 28 giorni e poi non tornarci mai più e inventarsi tutte queste storie di demoni, fantasmi, nella speranza che qualcuno gli desse dei soldi per questo. Non lo so, però la maggior parte delle persone, credo, pensino sia andata esattamente così. Dalla famiglia Lutz, altre quattro famiglie hanno vissuto in quella casa ed è interessante sapere che una di queste famiglie ha fatto cambiare l'indirizzo della casa, perché immaginate quanti investigatori del paranormale o semplicemente curiosi si presentavano alla loro porta chiedendo di poter entrare. Quindi hanno cambiato l'indirizzo, ma in realtà si trova facilmente su internet. Io non lo dirò perché posso solo immaginare la rottura di scatole di chi vive lì. E nel febbraio del 2017 la casa di Amityville è stata venduta ad un'altra famiglia per $600,000. Quindi qui si conclude tutto quello che so e tutto quello che ho trovato sulla casa degli orrori di Amityville. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate, ditemi se avete letto il libro o guardato uno dei 2000 film che hanno fatto sulla vicenda. Io l'ho accennato anche nello scorso video paranormale, questo è stato il mio primo libro che ho letto, perché mia madre è appassionatissima di queste cose, quindi avevamo una collezione di libri horror e quando ho visto sulla copertina di questo libro la scritta "tratto da una storia vera" ho detto "sei tu". Tu sarai il mio primo libro. E devo dire che ancora oggi ricordo tantissime delle cose che ho letto, perché nonostante fossi molto piccola mi avevano davvero scioccata. Sia il libro che il film però sono ovviamente più romanzati della storia, diciamo, vera, della storia che la famiglia Lutz ha raccontato. Per questo video è tutto. Grazie per aver passato il vostro tempo con me anche oggi. Mettetemi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo lunedì con un altro video. Ciao!